ragazzi, mi sono appena arrivate le luci delle portiere con la scritta Porsche da mettere là, solo che sono da adattare e quindi faccio il tutorial di come le adatto io senza rovinare gli attacchi originali della macchina. Diciamo che ci tengo più a quelli che a queste luci. Ho comprato questo kit sempre dai cinesi, sono stato il connettore maschio. Quello da elettricista per fare un po' la cosa in maniera un po' rudimentale. Questo. Ok, non è fatto. L'apro già tutto. Quasi faccio quei denti, sono un po' più debole. Ora più che altro speriamo che sia questo qua. Fatto questo adattamento così non dovevo rovinare il connettore della macchina, se non vuole vedere se si vede qualcosa. Le chiavi di casa? Questa luce da qua, questa l'ho già tolta per comodità, ho visto con tutti quegli attrezzi, non è stato fortunato anche, ecco, bene, funziona, questo è l'attacco, così il volante, e avvicinati, adesso è molto
Si vede qualcosa? Praticamente c'è la scritta in piccolo che ho scritto Porsche. Quindi ti avvicini e togli. Questi stanno anche bene così, però adesso magari entro un attimo in casa, gli faccio un po' di adattamento con il nastro isolante, così sono sicuro che non toccano. E dopo si va a infilare tutto qua dentro, tutto qua dentro, e dopo funziona per bene. Magari finiamo il video stasera così si vede meglio. Ok, riprendo un attimo il video che faccio un attimo le migliorie. Ho allargato un po' qui così rimane più stretto. Ho visto che questo si riesce a sdoppiare, quindi se lo apro un po' dopo lì sono sicuro che rimane incastrato per bene. Quindi uno è fatto così. Poi ho spostato la linguetta al contrario, quindi si riesce a... Adesso questi non sono poi gli attrezzi più adatti, però... Poi gli metto dentro, nel cavo rosso gli metto questo. Cavo nero gli metto quello, il cavo rosso metto questo, poi dopo questo scaldando un po' con l'accendino si ristringe. Adesso forse questo è un po' troppo, perché quando sono lì che non toccano. Questa cosa funziona anche con la pistola, quella ad aria calda, quindi non per forza bisogna, diciamo, bruciare. Stessa cosa anche di qua. Così, perché ho visto che si riesce a infilare fino a qua, quindi molto di più non ha senso. Attenzione a non beccare di qua come ho fatto io, che è un attimo che si stringe. Delle altre, però fare un po' attenzione. Così secondo me è molto più bello. Adesso aspettiamo stasera, poi li monto, vi faccio vedere anche come si smonta anche l'altro pezzetto. Questo qua è giallo, se lo devo sostituire con questo, quindi sarà questo qua e questo l'altro. Speriamo che esca semplicemente così, perché sennò c'è da smontare la portiera.
Scusa, si è spenta la macchina. Vabbè, riapro. Oh. Sì, riaccendila che sennò suona l'allarme. Non me l'aspettavo che usciva così bene, per fortuna. Lampadina. Tutta plastica sgretolata. La vecchia lampadina che andava messa qua, quindi si può smontare anche senza. Chissà se si accende così. Provi a spegnere e riaccendere la macchina. Provo un attimo ad andare di là. Vediamo se di là si illumina. Magari allora, farò a prenderla. Qua l'avevo già smontato in precedenza. Vediamo se questo è questo. Si illumina, sì. Quindi questo qui. Questa è anche dritta, non succede niente. Altro tutto sto filo. Allora, punta in giù. Scritto Porsche. Adesso si vede sempre di più, poi si vedrà meglio stasera. Ce l'ha fatto altro, vedi? Lì si vede. Sì, comunque va bene di là. Sai che si è sbagliato il contatto. Si illuminava, adesso non si illumina. Provo un attimo a chiudere e riaccendere, che magari ci spegni, apri. Adesso va. Sì, va, no, il problema era qua. Cioè che magari il filo nero, vedi, perché teneva, era entrato troppo dentro. Era entrato troppo dentro. Non l'avevo pulito abbastanza e stavo toccando sulla plastica, ovviamente non facendo contatto. Non va. Mi sa che c'è anche l'illuminazione qui, c'è un piccolo LED. Okay. Ah, puoi spegnere. Tax, aperto la macchina, scritta Porsche. Molto fine, direi.
Com'è? Si vede la tela scritta? È fine, dai, ci sta.